relazione riguardo a quella piccolissima, benissimo, grazie. Allora, io faccio la solita premessa, io non sono stato eletto sindaco di Bruxelles, io non ricordo un anno e mezzo fa ereditare una città perfetta, né le tue battute bene, questo non è nemmeno un inizio. Guardate, è difficile, io la sensibilità che ho ottenuto dai consiglieri di opposizione rispetto al tempo e a quello del Parco Contempo, nel capire che ci sono tanti problemi che non possono essere affrontati solo perché io sono il sindaco e ho vinto le elezioni, ma c'è bisogno, e la dimostrata è tutta, in alcuni casi la tua maggioranza, il sindaco, il partito, una necessità di chiuderci e capire come risolvere questioni che non riguardano né la mia amministrazione né il precedente decennio, parliamo di questioni che ereditiamo da un ventennio. E allora io capisco il ruolo dell'opposizione, l'ho fatto, l'ho svolto, forse nemmeno con la stessa diligenza e serietà con la quale lo state svolgendo, e capisco che ci deve essere, come dire, l'evidenza delle criticità, e sicuramente ne ho tante. È opportuno però che a questa opposizione io dia alcuni dettagli importanti perché possono avere dei chiarimenti. Sulla questione del Parco Michelangelo, i ritardi non sono legati a questa amministrazione. Noi abbiamo fatto una convenzione con loro. Nella convenzione hanno messo 5 rotonde, abbiamo modificato, gli abbiamo chiesto di fare le strade all'interno, la recinzione, parliamo di quasi 130.000 euro di opere all'interno, per dare un parco più agibile. E perché non lo potevo fare con i soldi miei, ho cercato di introdurlo in una convenzione che è stata stilata al momento della conferenza di servizi. C'è un ritardo, ci auguriamo che prima di quest'estate, non voglio più fare scadenze, perché evidentemente io, come dire, penso e vorrei che la cosa fosse già realizzata. E certo che se diamo alla città 30.000 metri quadrati di verde, è una cosa che a me fa piacere. Abbiamo ottenuto le panchine, abbiamo fatto una manifestazione di interesse, abbiamo già le panchine da mettere, tutto questo per farlo a costo zero, per evitare che ci fosse un aggravio di spesa per l'ente. Alcune cose dovevano fare con soldi pubblici, ma quelle, diciamo, ma più importanti, dall'albero alla, abbiamo cercato di chiedere un aiuto, motivo per il quale si è un po' ritardata l'apertura. Per quanto riguarda l'entrata, c'è l'impegno ed è un impegno, condivido quello che ha detto il consigliere Montese, dobbiamo dare un'accelerazione, dobbiamo cercare di migliorarci su questo come dobbiamo migliorarci su PUC, però professore, il fatto che noi porteremo dopo domani il WEC è dal 39, che non esiste in questo momento, che è un regolamento, poi lo sviscereremo, sull'edilizia comunale. È un passo di normalità, attenzione, non è che risolva i problemi, ma ci dà uno schema normativo importante, tra l'altro con delle modifiche legislative che sono state introdotte di recente ad aprile e che dovranno già modificare il WEC che noi andremo ad approvare. Palazzetto dello Sport e Regione Enna, molte difficoltà ho incontrato. Siamo ancora in una dolorosa e difficile situazione di tentare una stretta via per cercare di ottenere dal palazzetto delle ulteriori migliorie e cominciare un rapporto sano con i gestori che io ho trovato in questo palazzetto. Anche qui un piccolo passo avanti è stato fatto stamattina, ci auguriamo che si possa concludere questa lunga trattativa fatta per salvaguardare l'interesse dell'ente e non altro. Poi l'ufficio di finanziamento Ovetti mi piace, è il terzo comune della Campania che ha mandato il sigillo alla regione per il più. Dopodiché chiederemo l'anticipazione, il terzo comune della Campania, gli altri ancora di più. Mandare il sigillo, che è questo atto propedeutico per ottenere l'anticipazione per poter costruire un ufficio come chiedeva il consigliere Pugliese. I ritardi sono delle pubbliche amministrazioni, non è solo il comune di Casolari. Entriamo in una logica che
tutte le pubbliche amministrazioni, regionali, provinciali e comunali, sono tutte grandi affanno, perché c'è la scarsità di personale, c'è la difficoltà di gestione, ci sta. Quindi compatibilmente con le difficoltà che incontra il comune, che incontra 10.000 volte in più la provincia, 100.000 volte in più la regione, in questa difficoltà generale si sta andando avanti sperando ancora una volta di cogliere l'obiettivo. Vedete, non devo spiegare, intanto questo è un doveroso chiarimento a chi giustamente voleva dei chiarimenti rispetto a queste cose. Sul punto questo sono in ritardo, non devi nascondersi, sono in ritardo ed è colpa del sindaco, del delegato. Noi cerchiamo però che quell'anno che è stato, e va bene ricordarlo, non venga sprecato. Si parta da lì, si parta da lì, da quel lavoro svolto, lo si integri velocemente e anziché pensare solo all'approvazione, all'adozione, si possa portare a casa anche l'approvazione. Spero di aver chiarito tutti, grazie.